Mi dispiace, ma non sono d'accordo. Cerchiamo di vedere questo commento e ragionarci insieme. Poi, ovviamente, ognuno può avere la sua idea, però lei o lui ci dice: analisi giusta, ma non completa. Ci sono tasse fisse, INPS, acconto sul reddito degli anni precedenti e l'onorario del commercialista e altre voci. Quindi, anche se non fatturo, ho dei costi. Allora, cerchiamo di fare bene il punto della situazione, perché secondo me, appunto, sull'ambito tasse. Probabilmente vai al bar, vai al ristorante, ognuno ti dice la sua, no, gli acconti a me mi hanno ammazzato, no, ma a me l'INPS fisso non lo sopporto, ma il commercialista, insomma, sull'ambito partita IVA ognuno dice la sua. Però secondo me è davvero importante, l'obiettivo di questi video è proprio questo, fermarsi, approfondire e ragionare bene, perché le tasse, le imposte, l'INPS devono essere conosciuti, quindi bisogna essere consapevoli di quello che si va incontro, ma non devono spaventare. Sono due concetti completamente diversi, quindi bisogna sapere, ignoranza su questi temi vuol dire scottarsi le mani, ma non devono spaventare. E adesso vi spiego anche il perché. Andiamo ad analizzare voce per voce. Allora, lui dice fondamentalmente ci sono tasse fisse. Allora, dipende che cosa intendi per tasse fisse. Per ogni attività presumo che tu intenda per tasse fisse i bolli, i diritti, eventualmente da dover pagare per, che ne so, il deposito del bilancio o per fare una pratica di inizio attività. Io presumo che con tasse fisse tu intenda questo, perché l'IRPEF, l'IRES, l'IVA sono tutte tasse che se hai qualcosa e quindi hai fatturato ce le hai, se hai dei redditi, degli utili ce li hai, se non hai fatturato o se non hai degli utili non li hai. Però ipotizziamo anche questo: tasse fisse, sì, ci sono dei bolli, dei diritti, dipendono dalla situazione, però stiamo parlando nella gran parte dei casi di qualche centinaio di euro all'anno, e sicuramente nessuno chiude un'attività per qualche centinaio di euro all'anno. Bisogna conoscerlo questo? Assolutamente sì, sono d'accordo. Nel momento in cui uno apre la partita IVA, dice al commercialista: ok, mi dici quanto è il tuo onorario per aprire la partita IVA e quanto sono i bolli da dover pagare, in modo che uno è consapevole, dice: ok, aprire la partita IVA o gestire la partita IVA mi costa come bolli. Dopo vediamo il compenso del commercialista, ma come bolli, diritti, questo. Torniamo al discorso di prima: esserne consapevole è importante, spaventarsi e dire no, sicuramente le cose vanno male a causa tasse, secondo me è sbagliato. E poi che cosa ci dice fondamentalmente? L'INPS fisso, anche qui, vero, c'è un INPS fisso da dover versare e sono, innanzitutto questo, attenzione, vale solo per chi vuol fare l'artigiano o il commerciante, quindi neanche tutti i lavori, ma solo l'artigiano o il commerciante, perché ad esempio un social media manager professionista non ha l'INPS fisso, quindi se fattura, se ha reddito lo paga in percentuale, se no non paga neanche un euro di INPS. Ma ipotizziamo che uno dica: eh sì, però io sono commerciante o artigiano. Vero, c'è l'INPS fisso, tra l'altro, su cui si può chiedere una riduzione del 35% se si è ad esempio in regime forfettario, e sono all'incirca 4.000 euro all'anno, 4.000 euro all'anno diviso in 4 rate, quindi 1.000 euro ogni 3 mesi, su cui appunto si può chiedere la riduzione del 35%. Quindi almeno per chi inizia non sono 4.000 euro, ma sono 2.500 euro. Ma detto questo, uno dice: ok, ma per realmente per 2.500 euro all'anno uno dice apro o chiudo l'attività? Se tu in un anno, a mio modo di vedere, non sei riuscito ad assorbire, quindi di non avere reddito, perché non è che sono costi fissi che uno dice: guarda, sono buttati via, sono costi, questo INPS fisso, che va sostanzialmente a coprire la tua prima fascia di reddito, da 0 a poco più di 15.000 euro di reddito. Detto questo, uno dice: se lavori tutto l'anno e quindi produci reddito, presumibilmente, il problema non possono essere e non saranno mai i 4.000 euro di INPS, che poi siano rognosi. Sì, sono d'accordo con te che dovrebbero togliere questi 4.000 euro di INPS e dire tutto in percentuale, posso essere d'accordo con te, ma se tu hai lavorato un anno, il tuo tempo è stato dedicato a questa attività per un anno e il problema che ti fa chiudere sono i 4.000 euro di INPS, c'è qualcosa che non va nel tuo business, non nei 4.000 euro di INPS. Questo voglio
arrivare a dirvi. Quindi bisogna essere consapevoli, secondo me, delle tasse, bisogna essere consapevoli dell'INPS, non bisogna avere paura, bisogna studiare, approfondire, guardare, secondo me, video come questi e parlare con il proprio commercialista, ma non bisogna avere paura, perché non si chiude un'attività per i 4.000 euro di INPS, perché se si chiude per i 4.000 euro di INPS vuol dire che già l'attività aveva problemi di suo. Così come uno dice, il costo del commercialista è uno, può piacere o non piacere, ce la si può prendere, ma il commercialista paga una persona per registrarmi le fatture, per presentarmi la dichiarazione dei redditi, posso essere d'accordo con te, ma è un costo nell'ambito della tua attività, così come hai le utenze, così come hai gli affitti, così come hai mille altri costi di marketing, così come hai tutti questi costi, hai anche il costo del commercialista, ed è un costo da mettere all'inizio della tua attività e dire, ok, io voglio aprire un bar, voglio aprire un ristorante, quanto è il costo della materia prima, quanto è il costo dell'affitto, quanto è il costo del commercialista. Se non ci stai dentro, ma non è un problema delle tasse, è un problema del fatto che non è sostenibile il business. Questo è quello che voglio cercare di farvi capire. Bisogna essere consapevoli dei costi ed è importantissimo, non bisogna avere paura, perché a mio modo di vedere, da commercialista, però sono pronto a ascoltare i vostri commenti qua, i business che non funzionano non sono per le tasse, non sono per il costo del commercialista, ma sono business che non stanno proprio in piedi di loro, per mille motivi, lo ripeto, l'ho detto nell'altro video, perché i fornitori magari non ci consegnano la merce in tempo, perché i clienti non ci pagano, perché abbiamo problemi di liquidità e le banche magari non ci prestano i soldi, perché per mille motivi, ma non per le tasse. Le tasse sono alte, andrebbero abbassate, è qualcosa che fa arrabbiare, tutto vero, ma non entrate, secondo me, opinione di Massimiliano Allievi, nell'idea che sono le tasse a farvi chiudere il business. Secondo me non è così, almeno nella gran parte dei casi. L'ultima cosa sugli acconti, anche qui uno dice gli acconti sono una cosa brutta, andrebbero cambiata, lo sento tutti i giorni e probabilmente in alcuni casi sono d'accordo con voi, ci ho fatto anche dei video nel dire ma perché nei primi 2 anni magari togliamo questa cosa degli acconti alle neopartite IVA, così uno ha il tempo di ingranare e dire vabbè, ho un po' più di liquidità per poter sviluppare il mio business. Ma al netto di questo vogliamo vedere gli acconti che cosa sono? Un anticipo per le tasse dell'anno successivo, e sono sicuro che in questo momento tu dici vedi, qua è il problema, mi chiedono già le tasse per l'anno dopo. Sì, ma il problema è quando te le chiedono, perché secondo me anche questo aspetto è importante. È vero che ti chiedono un anticipo delle tasse dell'anno dopo, ma te lo chiedono nel corso di quell'anno, quindi non è che tu paghi gli acconti l'anno prima, nel corso dell'anno in cui ti chiedono gli acconti tu devi versare degli anticipi su quell'anno, uno a metà anno e uno a novembre, quando ormai l'anno è finito, e quindi tu sai già in quell'anno, a metà anno, che cosa hai fatto e a novembre che cosa hai fatto. Se non hai fatto quello che ti viene chiesto di acconto, perché dici caspita, io ho fatto meno rispetto all'anno scorso, puoi pagarle in misura ridotta. Quindi anche qui è un qualcosa che sicuramente fa arrabbiare, che bisogna sapere, perché uno deve dire guarda, devo tenere a disposizione la liquidità per questo, ma non è il motivo per cui le attività chiudono, a mio modo di vedere. Però aspetto i vostri commenti qua.